Buongiorno a tutti, conferenza stampa di Marin Pongracic, c'è la prima domanda di Carmen Tommasi per Telerama. Buongiorno, allora troppi gol incassati e troppi gol sbagliati. Secondo lei cosa sta succedendo in questa fase del campionato a Lecce? Giochiamo contro squadre forti, contro squadre importanti della classifica molto alta e non è facile di difendere il gol 90 minuti, ma abbiamo il nostro obiettivo, seguiamo tutti il mister e vogliamo vincere la prossima partita. C'è un calo inevitabilmente durante le partite, secondo lei è un calo fisico o mentale o entrambe le cose? Non vedo le cose che sono down. Non vedo un calo. Giochiamo contro Inter è una squadra forte. Il primo tempo siamo entrati bene nella partita, ma secondo tempo era un po' difficile, abbiamo preso il gol in attimi molto difficili, diciamo, poi sì, abbiamo perso un po' il momento, ma non abbiamo iniziato male e le altre partite abbiamo anche avuto un performance bene, molto bene, allora non ho la stessa opinione. Valeria Cori, Corriere Salentino. Buongiorno. Tornando ai gol subiti, su palla inattiva, non sul rigore, ma su calcio piazzato, cioè su corner e su punizione, il Lecce ha incassato 11 reti, l'ultima proprio con l'Inter. Che problema c'è, secondo te, su questo specifico gap? Noi lavoriamo tanto di queste cose e proviamo di essere più forti, di migliorare, ma non è facile. Forse non c'è tanta fiducia, perché lo sappiamo che abbiamo preso tanti gol e poi diventa un problema quando c'è un angolo, ma in altri, diciamo, periodi della stagione abbiamo fatto questa cosa meglio e dobbiamo ritrovare questo atteggiamento. Prossimo incontro è col Frosinone. Tutto il mese di marzo è abbastanza impegnativo, no? Perché ci sono tre partite in cui probabilmente si gioca il posizionamento alla fine della classifica. Hai già visto la partita del Frosinone con la Juventus? Hai visto che è una squadra molto in forma? Cosa ne pensi? Sì, ho visto un parte della partita, non tutta la partita. Sì, sono pericolosi, sono giovani, hanno giocatori potenti e non hanno paura di giocare, non pensano troppo. Possono essere pericolosi se lo lasciamo. Alla prima partita abbiamo visto che possiamo difendere questi giocatori di qualità offensivi. Dobbiamo essere uniti, compatti, tutti insieme. Poi abbiamo una buona occasione per vincere la prima partita fuori casa. Pasquale Marzotta, La Gazzetta dello Sport e Mondo Radio. Buongiorno Mari. Buongiorno. Contro l'Inter hai visto la partita dalla tribuna, che sensazioni hai provato nel vedere quella gara? Non era un bel giorno, allora abbiamo perso 4-0 senza punti, ma calcio è così, non pensiamo troppo di questa partita. Questa partita è stata e adesso concentriamo tutti su Frosinone. A Frosinone quindi si celebra il tuo rientro in difesa, un pilastro che può aiutare per cercare di alzare la diga. Ovviamente dovrai lavorare tanto insieme a tutto il reparto, tutta la squadra nella fase difensiva. Il morale a livello psicologico, questo Lecce, con tutte le buone intenzioni che si vuole presentare, cosa deve evitare in questo momento? La paura prima di tutto?
No, non c'è paura. Il morale abbiamo, allora non è un problema mentale. Noi dobbiamo seguire il mister, provare di fare queste cose, cosa il mister cerca di noi, e poi abbiamo tutto, l'abbiamo mostrato anche prima, che possiamo essere pericolosi per tutti. Adesso sono le partite che possiamo e dobbiamo vincere. Sì, anche al primo parte della stagione abbiamo mostrato che possiamo fare. Adesso dobbiamo ritrovare questo forma, diciamo, ma per me non è tutto negativo cosa era le scorse partite. L'ultima domanda è di Pier Andrea Fagliullo per Antenna Sud. Sì, salve, buongiorno. Presentando, diciamo, quello che è stato, a Frosinone ci sarà ugualmente tanto pubblico, tanta spinta da parte dei tifosi. Quanto è bello guardare questo aspetto, quindi comunque non essere soli e andare a cercare la prima vittoria con l'aiuto e con l'ausilio dei propri tifosi. Il supporto abbiamo sempre, allora i Lecce tifosi sono a tutti i posti, se giochiamo a Torino, Milano, Frosinone, sempre sono con noi, allora aiutano tanto, e speriamo che possiamo prendere 3 punti per i tifosi, per noi. Grazie. Pasquale Mazzotto, la Gazzetta dello Sport e Mondadori. Sì, Marin. Diciamo che in questo momento servono anche i gol da qualunque ruolo questi arrivano per il Lecce. Ci parli spesso anche con la stessa lingua, con Cristovic. Sì, sì. Lo incoraggi? O lui incoraggia te magari a cercare sulle palle inattive che può essere un anno in più? No, parliamo spesso, ma lui ha il coraggio. Dico, ho detto anche prima, non è così che abbiamo adesso paura o sentiamo impressione, no. La vittoria e il gol viene molto veloce, allora dobbiamo essere solo concentrati e dare 100%, credo che viene così, se siamo tutti in focus, succede molto veloce. Carmen Tommasi, Telerama. Allora, in questa squadra ci sono tanti leader, a mio parere tu sei uno di questi, ti senti un po' lì un leader, un trascinatore, insomma un giocatore importante per la squadra? Sono un po' più vecchio dagli altri, allora ho un po' più esperienza, diciamo, sì, un po' leader mi sento, ma non è troppo importante, allora noi tutti dobbiamo dare il 100%, non è importante chi è più vecchio, chi è giovane, dove giochi, tutti uniti, tutti compatti, e questo è il modo.